Besnatezza e Accademia B&W si sfidano per definire il loro posizionamento nella griglia playoff, blaugrana con un orecchio anche a Cantù, dove la Lentatese in caso di passaggio a vuoto potrebbe vedere in bilico il primo posto. Minuto di silenzio in ricordo di Mattia Giani, poi si parte. Il primo tiro in porta è questa punizione di Caccia che non crea particolari apprensioni. La Lentatese va subito in vantaggio a Cantù e l'Accademia sembra limitarsi a contenere. Qui bella iniziativa di Asprella che detta l'1-2 ma non inquadra lo specchio della porta. Al minuto 22 brivido per Manica che giudica male un cross di Mattia Cesaro. Si salva il portiere della Besnatese. Gara con molti casi d'amo viola, il primo è questo con il contatto ancora tra Cesaro e Asprella. Il direttore di gara però lascia correre. Un protagonista in maglia besnatese è da sempre Cinotti, che qui ben servito da Dall'Omo prova il diagonale che sfila di poco a lato alla mezz'ora di gioco. Altra occasione per la Besnatese con Dall'Omo che gira di prima un cross dalla destra ma non ha miglior fortuna. Dicevamo dei casi da Moviola, qui un contatto tra Andrea Passafiume e Manica. Anche in questo caso si gioca tra le proteste dei giocatori ospiti, poi viene fischiato un fallo sul portiere. Si vede anche Borsani in casa Accademia che si accentra ma spara salve con Manica che fa sul pallone. Il numero 10 dell'Accademia propizia anche questo contropiede nella ripresa, siamo al minuto 57, che vede uno dei tanti ex di giornata, Francesco Passafiume, provare il tiro con Gazzardi tutto solo sul secondo palo, para terra Manica, avrebbe voluto il pallone il numero 9, il portiere di casa classe 2004 attento anche sulla botta centrale da parte di Borsani poco dopo col pallone alzato sopra la traversa. Accademia B&W sicuramente più convincente nel secondo tempo, ci prova anche Gazzardi che non inquadra però lo specchio della porta. L'episodio che sembra cambiare il match capita al minuto 79, Cinotti scarica su Manica che prima si prende un grosso rischio, poi tocca Passafiume che lo anticipa. Proteste da parte dell'Accademia ma nessun fischio da parte del direttore di gara. La stessa azione di fatto prosegue e sul proseguo Ghilardi trova il modo di mettere Caccia solo contro Capitan Grassi. La differenza nell'uno contro uno è evidente nonostante l'esperienza del capitano ospite, palla sull'amato Mancino e la Besnatese è avanti col Besnabeu che a 11 minuti dal 90esimo diventa una bolgia col gol di uno dei suoi beniamini. Accademia che scivola così in classifica, allora spazio a Diao che impegna il neoentrato Nikai, siamo già oltre al 90esimo e Caccia sembra replicare l'azione che ha portato al gol della Besnatese ma da posizione decentrata si trascina la sfera oltre il limite e l'azione di fatto sfuma. Minuto 94 su un corner, Diao rimette il pallone al centro dove in una vera e propria area intasata sbuca Francesco Passafiume che firma così il gol dell'1-1 al minuto 94. Sembra essere questo il risultato finale ma le emozioni sono ancora tutte da venire. L'Accademia spinge in cerca del secondo posto e Gazzardi impegna così Nikai che mette in corner. C'è ancora tempo per battere l'angolo dalla bandierina, Ferrenti è solo e sulla respinta Gueye fa scattare la festa con panchina e pubblico a diventare un tutt'uno con la squadra in campo. Finisce 1-2 e l'Accademia di fatto blinda quantomeno il secondo posto. Mister Miniti, arriva un secondo posto che certifica il fatto che al di là della Lentatese siete la prima forza del campionato. Di fatto la lotta per il primo posto è finita al 15esimo visto che appunto la Lentatese era in vantaggio in quel di Cantù. Alla fine eravate quinti, tu non hai guardato il live match diciamo così, ma avete rischiato di, appunto di perdere questo secondo posto. Invece ritroviamo questa sfida tra una settimana a campi inversi. Sì. Sì, è vero, noi dovevamo venire qua e provare a vincere su un campo difficilissimo contro una delle migliori, secondo me, del campionato, e oggi l'ha dimostrato. Dovevamo fare quello. Ho qualche dubbio poi magari le rivedo rivedo la partita, ho qualche dubbio sul gol che abbiamo preso. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto fatica la prima mezz'ora, poi abbiamo cambiato qualcosina, ci siamo sistemati. Secondo tempo credo che non ci sia stata partita, però loro sono bravi, sono grandi giocatori, Caccia, Cinotti e poi tutta quella gente lì a capitalizzare un'occasione, un gol. Però c'è stata una grande reazione, quindi... Sì, cambiava il fatto di essere quinti o secondi, è vero, cambiava, però mi è piaciuto l'atteggiamento, il fatto di non mollare mai e adesso
ripeto, eravamo qua per provare a vincere il campionato, non l'abbiamo vinto, giocheremo da Accademia BMW come sempre, poi quello che succede succede. Il fatto di rincontrare una squadra che hai appena visto da vicino è un vantaggio o uno svantaggio? No, sicuramente non è un vantaggio, non è un vantaggio perché io stimo tantissimo mister Rasini e lui lo sa, e quindi so che ci metterà qualcosa di suo ancora, come ha già dimostrato. E quindi no, non è un vantaggio, però giochiamo in casa nostra, sarà una bellissima partita e vinca il migliore. Oh, ti parto col dire che mister Minitti ti ha fatto i complimenti e ha detto che è preoccupante il fatto che tu possa averli visti da vicino di fatto con una settimana di anticipo, ha detto che è un piccolo vantaggio per te. Fa per coprirsi, no? Faccio complimenti anche a lui per l'ottima stagione sicuramente che ha fatto, perché ha fatto una stagione veramente importante. Quindi sono contento soprattutto per lui, per tanti ragazzi che comunque conosco, quindi se lo meritano tutto. Poi sappiamo che andiamo a giocarci questo playoff contro di loro, sarà dura perché comunque i primi sanno 2 risultati su 3, poi giocano in casa loro, quindi sicuramente qualche vantaggio fuori di dubbio che ce l'hanno. Però noi andiamo a giocarci le nostre carte e cercheremo di portarci a casa la vittoria. Insomma. Rispetto a questa partita, cosa deve cambiare la tua squadra, visto che di fatto nel finale avete buttato via un po' una vittoria che sembrava fatta? Sì, no, beh, ma certo, poi probabilmente abbiamo pagato un po' la fisicità finale perché hanno segnato 2 gol su mischia, quindi ovviamente loro qualche centimetro in più oggi ce l'avevano e sicuramente abbiamo pagato un po' quello, quindi sta un po' a quello secondo me, perché secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo tempo un po' più combattuto, magari è subentrato un po' di stanchezza in più, però ci può stare. Oggi hanno giocato anche tanti ragazzi, vado a vedere la formazione, avevamo 2006, 2005, 2004, parecchi insomma contro loro che avevano 2 fuori quota e basta, quindi sono stra soddisfatto per quello che è stato fatto.